Ciao amici, benvenuti nella mia cucina. Non è Natale se non si sente il profumo delle mandorle pralinate. Sono veloci e facili da fare e oggi voglio prepararle insieme a voi. Cominciamo! Per le mandorle pralinate abbiamo bisogno di 200 g di mandorle, 200 g di zucchero, 100 ml di acqua e una bustina di vanillina. Mettiamo sul fuoco una padella antiaderente e uniamo insieme tutti gli ingredienti, quindi mandorle, zucchero, vanillina e l'acqua. Mescoliamo il tutto con un mestolo di legno. L'acqua inizierà a bollire e a sciogliere lo zucchero. Vi lascio immaginare che profumo delizioso emanano lo zucchero e le mandorle. Fatemi sapere da dove mi scrivete e se anche a voi piacciono le mandorle caramellate. E se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale. Attivate la campanella così restate sempre aggiornati sulle mie ricette e condividete sempre con i vostri amici. Così anche loro potranno conoscere le ricette che mi piace condividere con tutti voi. Mescolate di continuo senza fermarvi fino a quando tutta l'acqua sarà evaporata e lo zucchero comincerà a solidificarsi. Mescolate, mescolate e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Mi raccomando, condividete con i vostri amici così anche loro potranno conoscere le mie ricette. E alla fine del video lasciate un bel mi piace. E quando lo zucchero comincerà a solidificarsi, diventa sabbioso. E noi continuiamo sempre a mescolare senza stancarci. E togliamo la padella dal fuoco solo quando sentiamo scoppiettare leggermente. Vedete come lo zucchero è diventato sabbioso? Ed ora comincerà ad attaccarsi alla mandorla. Continuiamo a mescolare e ricordatevi che solo quando comincerà a scoppiettare dobbiamo toglierlo dal fuoco. Vedete, le mandorle si stanno caramellando e piano piano lo zucchero in padella non ci sarà più. Le mandorle stanno scoppiettando e adesso le togliamo dal fuoco. Prendiamo un foglio di carta forno, versiamo le mandorle pralinate, avendo cura di distanziarle e lasciamo raffreddare. Ecco qui, le distanziamo tra loro, in questo modo, e le lasciamo raffreddare. A questo punto le mandorle non si attaccano più. Sono perfettamente caramellate. Le mettiamo su un bel piatto da portata. Queste mandorle pralinate sapranno tenervi compagnia in questi giorni di festa e ve le divorerete. Io l'assaggio subito. Sono davvero deliziose. Una tira l'altra. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Continuate a seguirmi. Io vi mando un bacio grande. Vi auguro buone feste e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!